Konnichiwa everyone, qui è Dada-chan. Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Eccoci, siamo arrivati con il manga haul di agosto. Devo farvi vedere la mia maglietta, perché io veramente sono gasatissima. Finalmente ve la posso far vedere in un video. Ed è la maglietta di Beauty and the Beast. Guardate quanto è bella. Me l'ha regalata il mio ragazzo quando era uscito il film. Purtroppo non l'ho potuta mettere, diciamo, il giorno della proiezione, perché faceva freddo, era marzo, però ecco, insomma, finalmente la posso sfoggiare e ve la volevo troppo far vedere. Allora, vi dico subito che agosto è stato un mese dove sono uscite sì un po' di cose, ma non tantissime, quindi non vedrete tantissimi manga. Comunque sia, direi di partire subito. Vi dico innanzitutto che ogni manga che io citerò in questo video lo troverete qui sotto in descrizione con un link su Amazon per poterlo acquistare in sconto con Prime. E quindi, se siete interessati a qualsiasi albo, ve lo lascio qui sotto per poterlo acquistare. Bene, iniziamo subito con la Star Comics, bugie d'aprile numero 6. Ebbene, allora, la storia si sta facendo un po' più complessa, devo essere sincera. Si stanno sempre più scoprendo un po' gli altarini legati al protagonista e anche all'importanza data dalla violinista, la ragazza appunto che l'accompagna in questa storia molto tormentata e psicologica legata alla musica. È uno shonen che io vi consiglio sempre e comunque, se amate tutte queste tematiche miscelate insieme. E comunque sia, il futuro del nostro protagonista pian piano io penso che se lo sta costruendo meglio che può, ce la sta mettendo tutta e piano piano sono sicura che ce la farà. Onei numero 3. Allora, Onei, devo dire che questo manga era partito abbastanza bene. Mi era piaciuto all'inizio, diciamo, era molto carino, i disegni molto soft, molto, come dire, per certe cose solamente gli occhi probabilmente mi ricordavano un pochino le vecchie Clamp di Sakura. Però a parte questo, diciamo, mi piaceva il fatto che lui sembrasse un ragazzo un po' diciamo scapestrato, ma in realtà era dolcissimo, diciamo che è solamente un lato del suo aspetto. Adesso la storia sta cominciando, già al terzo volume, a diventare abbastanza banalotta come tutti gli altri shoujo manga, però devo dire che lo continuerò sicuramente ancora un pochino per vedere se migliora, perché comunque sia è talmente dolce Onei che sono quei manga che ti catturano proprio per questo, se amate queste cose. Come dopo la pioggia numero 2. Ah, allora, vi avevo già detto in precedenza che ho letteralmente amato il primo numero di questo manga, che è un seinen, ma un seinen da un punto di vista romantico, di una storia dolcissima, però molto particolare, che non può piacere a tutti. E se siete curiosi di sapere meglio la storia del primo numero, e quindi se può piacervi, vi lascio qui sotto in descrizione il link alla mia recensione che ho fatto sul blog, dove parlo più approfonditamente di questo manga. Comunque vi posso dire che è una storia d'amore un po' fuori dall'ordinario, con una ragazza bellissima e un uomo molto molto più grande di lei, ma non c'è pedofilia o tutto quello che potrebbe sembrare. È una storia veramente dolcissima, è bellissimo come viene raccontata, un po' vecchio stile, un po' vecchio stampo, forse per questo mi ci sono avvicinata, e anche molto seria. Perché? Perché stiamo parlando di un seinen romantico. Scusate, ho abbassato la luminosità perché stavo diventando iridescente. Allora, Tsubaki Chou Lonely Planet numero 3. Oh ragazzi, io sto amando questo manga, letteralmente, veramente bellissimo. È stata una bellissima scoperta questa autrice che io non conoscevo, che è appunto l'amica Yamamori. E molta gente la conosce per Una stella cadente in pieno giorno. Sì,
perché questo manga lo sto letteralmente amando. Sono bellissime le atmosfere che ci racconta questa autrice, molto serie, molto sentite, molto espressive, è bellissimo il rapporto tra i personaggi. Sto adorando lui, ma anche i personaggi di contorno, mi piace tantissimo il character design. Lei è un pochino più sveglia rispetto alle solite protagoniste che proprio cascano dalle nuvole, però non tantissimo. Diciamo che più che altro forse è lui in questo manga che è un po' rimbambito, ma piano piano ci arriverà. E anche in questo caso lui è un pochino più grande di lei, ma di un pelo, diciamo, rispetto a quell'altra opera di cui vi avevo parlato. Questo è uno shoujo veramente consigliatissimo tra le ultime uscite. Rere e Allo numero 10. Allora, questo manga sta per terminare. Ha preso una piega molto strana questo numero, perché è come se i protagonisti stanno calando in secondo piano rispetto ad altri nuovi, però altri nuovi che saranno importanti secondo me più avanti per riallacciare, diciamo, il discorso con i protagonisti. Quindi secondo me in un secondo momento i protagonisti ritorneranno a essere i veri protagonisti della vicenda, di come si sta protraendo. E mi piace molto questa cosa, perché è leggermente diversa dagli altri shoujo, no? Visto che un personaggio di contorno in particolare si sta facendo da protagonista, diciamo. E più o meno le prospettive future io credo siano palesi, però insomma fondamentalmente vedremo, sono veramente tanto curiosa. Io credo che manchi veramente pochissimo per completare questa opera. Una ragazza alla moda, vale a dire Mademoiselle Anne, per chi conosce appunto l'anime televisivo. Mi manca solamente un numero finalmente per completare questa opera, che in realtà è uscita molti anni fa, nel 2009, ma amavo questa versione tankobon, veramente molto bella. Se amate i manga vecchi, vecchio stampo, un po' ambientati anche nel clima della guerra e quindi con sani valori molto più profondi rispetto a quelli di oggi, ve lo consiglio molto. Bene, passiamo alla Planet Manga. Allora, iniziamo con Dolce Primo Amore numero 12. Ebbene, è terminato finalmente e si vede già dalla copertina. E allora, è stato bello ovviamente, è stato carino, le solite cose, niente di più. Però ecco, finalmente è finito, anche perché alla fin fine, cioè secondo me poteva finire un po' prima in realtà, vabbè. La cosa che non mi ha fatto impazzire, ma forse per via della mia età, credo ormai da vecchia, è che certe cose sono talmente troppo dolci all'estremo da essere inverosimili. Questo un pochino mi ha infastidito, perché veramente mi sembra troppo di stare nel mondo dei sogni. Però fondamentalmente, al di là di questo, è molto bello come shoujo, molto dolce e veramente può piacere a tantissime ragazze, ne sono sicura. Ve lo consiglio molto questo, se amate questo genere di storie. Ebbene, passiamo con un manga totalmente diverso, vale a dire Osama Game, l'inizio, il gioco del re. Questo è il numero 2, il numero 1 è uscito un poco tempo fa, comunque costa molto questo manga, però le vale tutte secondo me, perché mi sta piacendo veramente tantissimo. Mi hanno detto delle persone, appunto chi ha commentato nell'altro video che avevo presentato il primo, che questa è tipo la terza serie, ragazzi, io sono arrivata tardissimo. Vabbè, comunque dovrebbe essere proprio l'inizio del gioco del re. E è una storia horror, un po' sul thriller, un po' sul soprannaturale, dove gli altarini ancora non si riescono a spiegare. Questa è la cosa che ti lascia letteralmente incollato alla lettura, e io credo che non scopriremo tutto fino all'ultimo numero, e proprio per questo vi trascina, vi assicuro che vi trascina tantissimo. Ovviamente è molto sadico, molto duro come gioco del re, vale a dire c'è qualcuno che in un paesino diciamo obbliga le persone ogni giorno a commettere delle cose sicuramente non tanto belle, il più delle volte anche uccisioni, altrimenti il re stesso
provvederà ad uccidere tutte le persone del villaggio e decimarle. Quindi che devono fare gli abitanti? Ogni giorno devono per forza sottostare a queste regole del re, un re ignoto che non si sa chi è e che sembra avere anche dei poteri. Bah, come andrà avanti? Secondo me è veramente molto molto bello. Consigliatissimo per chi ama, per chi ama il genere horror. Tsubasa Otaru numero 6. Allora, mi ha lasciato un po' di tristezza questo numero, devo dire sì, però è bello, si sta riprendendo un po', già da questa copertina, quello che succede in questo momento, non lo so, mi ha un pochino stretto il cuore, non lo so, mi è piaciuto molto. Poi sapete che amo i disegni di questa autrice che è Nana Ruta, è veramente carinissimo. Se vi eravate stufati di questo manga, vi consiglio di almeno arrivare al numero 6 per vedere se anche voi vi ricredete come ho fatto io, ecco, insomma. Allora, una novità di questo mese, vi parlo di 1 su 100.000 della nostra Kao Miyazaka, che ci aveva lasciato con Il filo rosso. Allora, anche di questo vi lascio sotto nella descrizione il link a il mio blog, dove ho fatto una recensione molto approfondita su questo primo numero. Vi dirò bene, diciamo, tutto quello che penso, però adesso vi posso dire a grandi linee che è una storia d'amore che non lascia solamente la storia d'amore, almeno così sembra presagire da questo primo numero, ma c'è qualcosa di più importante, e questo si capisce dal fatto che i nostri protagonisti si fidanzano già dal primo numero. Quindi voi direte che è già finito? No, c'è qualcosa di più importante da raccontare dietro a tutto questo, ma non posso svelarvi nulla, vi posso solamente dire che all'ultime pagine rimarrete a bocca aperta. E l'autrice io non la stavo più amando, mi piaceva tanto tempo fa con altre opere, Il filo rosso mi ha delusa da morire, e quindi ho detto questo lo prendo solamente per provare il primo numero, e devo dire che adesso mi sta incuriosendo tantissimo. Adesso passiamo con un manga, che questo ogni volta è tutto un programma, Dead Demons Destruction. Ebbene sì, il nostro Asano con i suoi fantastici titoli. Questo è il numero 3. Non conoscevo Asano, l'ho conosciuto con questa opera e lo sto amando nel suo modo di fare, perché è sicuramente un mangaka molto molto particolare, che ti piace o non ti piace, io devo dire che mi sta attirando tantissimo. È un seinen, è un seinen che parla di Tokyo, della città che sta per essere invasa dagli alieni. C'è una navicella spaziale molto grande, che più delle volte lascia anche delle radiazioni, molto pericolosa, che sta tutto il tempo sopra la città. Gli abitanti hanno paura di essere invasi, continuamente parlano del governo, di quello che potrà succedere, di come affrontare le situazioni, del fatto che il mondo sta per morire, eccetera eccetera, ma tutto viene raccontato il più delle volte in modo molto frizzante, molto semplice, perché le protagoniste sono appunto delle ragazzine delle medie, e quindi è tutto molto soft. Vedremo piano piano questa invasione degli alieni come andrà avanti. L'ultimo manga di questo mese, ragazzi, è un manga che veramente ce l'ha fatta finalmente a uscire, il numero 5. Forse qualcuno capirà, sto parlando di Marmalade Boy Little, che cioè veramente era un anno o due che non usciva, e sono veramente felice perché io amo Wataru Ishizumi. Ragazzi, se non avete ancora letto nulla di questa autrice, ve la consiglio tantissimo, perché io secondo me è tipo la regina degli shoujo, ecco. Wataru Ishizumi, l'autrice di Marmalade Boy e via dicendo. Questo appunto è il sequel, diciamo, di Marmalade Boy. Ritroviamo altri personaggi, sono appunto un'altra generazione, però anche i vecchi personaggi di Marmalade Boy ricompaiono. Quindi l'autrice è stata bravissima, perché ha voluto unire uno shoujo a un josei. Ritroviamo praticamente un miscuglio di queste due categorie, quindi se amate entrambi i generi ve lo consiglio, perché questo è un ibrido molto molto carino, e almeno a me non stanca mai la Wataru Ishizumi, veramente la amo, la adoro. Beh,
Bene ragazzi, il manga haul di questo mese è finito qui. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto e ditemi quali sono stati i vostri manga di questo mese. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate i link a tutti i manga che potete acquistare. Datachan vi saluta e ci vediamo in un prossimo video ragazzi. Ciao!